Bella regà, io sono Marco Feudale e questo è Feudo Music. Oggi faccio un tutorial su come registrare un audio di buona qualità senza spendere una caterva di soldi. Innanzitutto avete bisogno di un computer che abbia un processore dual core con 2,5 GHz e 4 GB di RAM. Come minimo il mio computer è molto più potente di così. Non è importante che sia un fisso o un portatile. Poi avete bisogno di altri hardware che sono schede audio che hanno l'audio in tempo reale, come questa che sto mostrando adesso, che è una scheda di fascia bassa comunque, però ha una buona qualità, buona risoluzione, insomma compatibile con Windows e un sacco di altri programmi. Io comunque vi lascerò molti link in descrizione. Con varie schede audio di fascia simile. Questa scheda audio in particolare ha due ingressi, Phantom Power, uscita cuffie e casse. A questo punto installate i driver della scheda audio forniti dal sito del produttore, scaricateli soltanto da lì e non altrove, ve scaricate soltanto quelli e dopodiché avete due scelte: o utilizzare i programmi forniti insieme alla scheda audio o scaricabili sempre dal sito del produttore. E a questo punto il tutorial per voi è finito. Leggetevi le istruzioni perché ora farò un tutorial per quello che io uso per registrare. Se volete sapere che qualità è, vedetevi gli altri video sul canale. Ora avete due possibilità, quindi la seconda è utilizzare questi programmi. Uno di quali è Audacity, che si può scaricare dal sito audacityteam.org, download soltanto da qui assolutamente, non da altre parti. Scaricate dal link che ho appena mostrato e poi andate in download plugins e scaricate i plugins, questi qui che sto mostrando tramite questo link, e dopodiché andate a scaricare le librerie LAME MP3 Encoding, perché sono indispensabili per esportare file in formato MP3. Semplicemente cliccate sul link che vi sto mostrando, cliccate sul link per la pagina di download e scaricate il file eseguibile. Oh, mi raccomando, questo qui è un tutorial soltanto per Windows. Non farò tutorial per Ubuntu e per Macintosh. A questo punto avete bisogno di un altro software che si chiama Guitar Rig 5 Player. Come vedete ho già aperto la pagina, però comunque basta cercarlo nel Search for Products. Sì, e questa qui è una versione gratuita di Guitar Rig 5 Pro, possiede però soltanto un modulo di amplificazione, un modulo di cab simulation e vari effetti, tra cui anche un tube screamer. Potete usare altri software oltre Guitar Rig. Guitar Rig è molto versatile, permette di registrare voce, tastiere, chitarre, basso. Io per esempio sto usando Guitar Rig per registrare la voce, perché sì, questo è un voice over ovviamente, e oppure potete usare, se registrate soltanto chitarra o basso, potete prendere Bias FX, che è la versione plugin e standalone, oppure Bias Amp se avete altri programmi software tipo Cubase. A questo punto installate tutto quanto, installate Audacity e le librerie, installate Guitar Rig e mi raccomando lasciate tutto predefinito, non fate particolari modifiche a meno che non ne siate in grado. A questo punto aprite Guitar Rig 5 e andate su File, Audio MIDI Settings, ASIO Configuration e vi apre un pannello di controllo che dovrebbe essere quello della vostra scheda audio, in questo caso Guitar Rig Session Input Output, che è sempre della Native Instrument. Tutti i valori che vedete lì impostati sono messi in modo tale da mantenere una latenza inferiore ai 10 millisecondi, perché 10 millisecondi è la soglia al di sotto del quale l'orecchio umano non è in grado di percepire una latenza. Potete comunque creare varie preset, quelle che vedete sono create soltanto con Guitar Rig 5 Player, tutte le altre sono con Guitar Rig 5 Pro. A questo punto aprite Esplorare risorse e cercate la cartella di installazione di Guitar Rig 5, nel mio caso su programmi Native Instrument. Cercate la cartella VST Plugins 32 bit, che dovrebbe essere nella stessa cartella di VST Plugins 64 bit. Nel mio caso non c'è perché io l'ho installata da un'altra parte. E
dovreste avere un file all'interno che si chiama guitarrig5.dll. Prendetelo, spostatelo, copiatelo all'interno della cartella plugins di Audacity. Mi raccomando, prendete soltanto il 32 bit, perché Audacity, che sia 64 o 32 bit, è in grado soltanto di usare i plugins a 32 bit. Dopodiché aprite Audacity e andate su effetti, manage, e dovreste avere una lista molto lunga di effetti qui in new. Io l'ho già attivati, nel caso vostro selezionateli tutti con select all e abilitateli. Finita l'abilitazione dovreste avere una lunga lista di effetti qui, come ce l'ho io. E a questo punto andate su modifica, preferenze, e assicuratevi che nella sezione effetti siano attivati tutti quanti e sia selezionato gli effetti nei menu sono raggruppati per tipo, altrimenti avreste una lista infinita di plugins molto scomoda da navigare. A questo punto aprite Guitar Rig 5 e Audacity allo stesso tempo, questo perché quando registrate con Audacity lui non registra quello che arriva da Guitar Rig, ma quello che arriva direttamente dalla scheda audio. Quindi il file di chitarra senza effetti, senza niente, o quello che arriva dal microfono, nel caso stiate usando un microfono, una cosa del genere. Invece con Guitar Rig 5 aperto voi sentite la preset che state utilizzando mentre registrate, quindi poi una volta registrato questo effetto, cioè una volta registrato il file, selezionate e applicate l'effetto VST di Guitar Rig, nei suoi effetti, Guitar Rig 5, e applicate la preset che avete usato, oppure un'altra preset in realtà, non è importante, nel mio caso Metal Lead 4. Cliccate su applica e come vedete ha applicato l'effetto e avete una cosa del genere. Che è esattamente quello che voi stavate sentendo con Guitar Rig. Quindi a questo punto esportate l'audio in qualsiasi formato vi pare, eccetera, e basta. Poi fate, insomma, ovviamente per una canzone tutto il discorso è più complesso. E niente, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia stato utile. E nel caso mettete un mi piace, commentate su YouTube se magari mi sono scordato di dire qualcosa, vi interessa sapere qualcos'altro, qualche chiarimento. E iscrivetevi al canale se avete intenzione di seguire altre cose del genere. E basta. Bella.